Salve amici, oggi voglio parlarvi di un nuovo mistero che ho scoperto pochi giorni fa e che mi ha lasciato letteralmente senza parole. Come ben saprete, YouTube ad oggi è la più grande piattaforma audiovisiva del web e al suo interno è possibile trovare contenuti di ogni tipo. Capirete quindi che amministrarla non è così semplice. Nonostante i rigidi controlli per rendere fruibili questi contenuti, ogni tanto può capitare che alcuni filmati che non dovrebbero essere online non vengano eliminati prontamente. Ed è il caso di alcuni video pubblicati da un canale che si chiama Monkey 8, che tradotto significa odio per le scimmie. Questo canale, apparentemente senza contenuti, con il tempo è al contrario diventato una miniera d'oro per tutte quelle persone che disprezzano questi animali, in quanto forniscono loro ogni giorno decine e decine di filmati in cui possono esprimere tutto il loro odio, con commenti e addirittura video personali in cui danno sfogo alla loro crudeltà. Il meccanismo di questa assurda storia è molto semplice, ma allo stesso tempo poco conosciuto. In pratica, il proprietario del canale crea dei gruppi su Facebook o su altri social e all'interno di essi carica dei link che portano direttamente alla visione dei video che per tutti noi risultano ovviamente privati e di conseguenza non è possibile visionarli. Ad oggi, dopo 16 anni dalla sua creazione, YouTube contiene circa 10.000 miliardi di video. Immaginate quindi quanto sia difficile per gli amministratori della piattaforma trovare questi video, che essendo privati, risultano poco diffusi. Ovviamente, per prevenire un possibile ban, il proprietario di Monkey 8 ha creato decine e decine di canali, ognuno dei quali con contenuti esclusivamente privati. Ora vi mostrerò alcuni tra i peggiori commenti che ho trovato sotto i video pubblicati. Per evitare il rischio che YouTube mi elimini questo video, ho dovuto fare un'attenta selezione. Vi assicuro che su questi gruppi c'è di molto peggio rispetto a quello che vedrete ora. Quello che più mi preoccupa di tutto questo sono i video caricati dagli iscritti, nei quali maltrattano in ogni modo questi poveri animali indifesi. La mia speranza è che con questo video possa aiutare in qualche modo le autorità competenti. Fatelo girare il più possibile e se notate dei gruppi come questi su Facebook o su altri social, segnalateli immediatamente. Bene amici, anche questo video è terminato. Io vi do appuntamento al prossimo. Voi nel frattempo, fate i bravi.